Come far passare una matita attraverso la banconota? Come prima cosa prendiamo la banconota e la mettiamo dentro questo pezzettino di carta e andiamo a piegarla su se stessa. Prendiamo ora una matita e andiamo a infilarla all'interno della banconota in modo che sia completamente dentro di lei. E dopodiché la banconota è stata penetrata completamente dalla matita. Ma basta un pizzico di magia che la banconota risulta essere completamente intatta. Vediamo come si fa. Come prima cosa avremo bisogno di tre cose: una banconota di qualsiasi taglio, un piccolo pezzo di carta e una matita. Andiamo a prendere un paio di forbici, andiamo a piegare la banconota in due e poi ancora in due, verso i lati lunghi. Dopodiché dovremo effettuare un piccolo tagliettino, non troppo grande, a circa questo livello della banconota, in modo tale da avere un taglio qua. Mettiamo la banconota, pieghiamo la carta e adesso andiamo a infilare la matita dentro il foro che abbiamo appena tagliato. Vedete? La matita passerà sotto e bucherà solamente il pezzo di carta, senza ovviamente bucare la banconota. Beh, se lo fate i vostri amici, li farete prendere un bel infarto.